guarda quanti oggetti antichi si trovano in questo museo! E questa lampada ci sarà un genio! Adesso prova a strofinarla! Non è necessario che ogni lampada abbia un genio al suo interno. Questa è vecchia, qualcuno deve averla raccolta per strada per esporla al museo. No, Gintù, questa lampada sembra avere 100 anni. Magari c'è un genio qui dentro. Questa lampada è simile alla tua. Guardate, credo che quella lampada si stia muovendo. E se avessi ragione? Smettila di contraddirmi, Vir, e ascoltami. Questa è una lampada vecchia, non dovrebbe stare qui al museo. Gintù, ma sei impazzito? Per favore, pensa prima di parlare. Ragiona! Genio! Genio! Mi vuoi spaventare dicendo che un genio è uscito dalla lampada? Non ho paura di nessun genio! Questa lampada è da Che cosa? Genio è uscito! Perché non me l'avete detto prima? Quindi tutta la tua teoria è svanita! Tutta la tua arroganza dov'è? Parlavi male di me! Scusa, zio, mi dispiace, ho sbagliato! Hai già commesso un errore! Ora la pagherai cara per questo! Attack! Attack! L'attack! J'attack! Gintù, sparisca via da qua! Salvami, Vir! Zio Genio, scusalo! Gintù ha sbagliato perché è un po' troppo ingenuo! Ma è molto bravo, fidati! Per favore, riportalo tra di noi! No, non tornerà più da voi! Ha osato insultarmi! Gintù mi ha offeso! Ma ti abbiamo rispettato! Infatti, noi stavamo apprezzando la tua meravigliosa, stupenda lampada! Sì, hai ragione, bambina! Va bene, vi darà una possibilità per riavere il vostro amico! Se lo desiderate veramente, voi dovrete cercarlo il prima possibile! Attack, batac, jatac! Dal vostro amico la magia vi condurrà! Guardate, siamo nella nostra città! Ciò significa che Gintù è stato nascosto qui da qualche parte! Eh? Questa città è mia! È la versione magica della vostra! Qui tutti sono miei amici e nemici! Ogni persona è fatta di magia! Qualsiasi cosa è fatta di magia! Ricorda, hai solo un'ora! Se non trovi il tuo amico entro un'ora, tu non lo riavrai mai più! Resterà nel mondo magico per sempre! Ma zio Genio, dove dovremmo cercarlo? Va bene, ti darò un indizio solo perché hai lodato la mia lampada! Io vado di qui, io vado di là, chissà dove lui sarà! Significa che ci saranno molti modi per raggiungere Gintù. Quale direzione dovremmo prendere? Hai ragione, Imli. La nostra città è l'unico posto dove le strade vanno in ogni direzione. Dai, iniziamo a cercarlo. Su, Imli, andiamo. Che i tuoi raggi laser non hanno colpito, Banti! È molto strano! Ciò significa che è fatto di magia! Quindi i miei raggi laser non avranno alcun effetto! Vir, devi trovare Gintù entro un'ora! 10 minuti sono passati! Hai solo 50 minuti! Ciao, vai a cercarlo! Questa me la pagherai molto, molto cara! Hai notato che il suo stesso attacco lo ha colpito alla gamba? Si è fatto male e ha urlato! Ciò significa che non sono immuni! Noi possiamo difenderci! No!
Hai superato un primo ostacolo. Ascolta il mio indizio. Non sono un lucchetto che può essere aperto con una chiave, ma non posso nemmeno ricaricarmi senza una chiave. Cosa sarà mai? Non sono un lucchetto che può essere aperto da una chiave, ma posso ricaricarmi senza una chiave. Caspita, non ho capito nulla. Un giocattolo si ricarica con l'aiuto di una chiave. Un vecchio modello di orologio si ricarica con la chiave, ma cos'altro? Sì, hai ragione, un vecchio orologio! La torre è lì! C'è un grande orologio nella torre, vicino al centro della città. È una specie di vecchio orologio che funziona con l'aiuto di una chiave. Non è un lucchetto che può essere aperto con una chiave, ma senza una chiave non può nemmeno funzionare. Indovinello risolto? Vir, hai ragione! Dai, la torre ci aspetta! Finalmente sei arrivato, Vir! Ci hai impiegato tantissimo! È già passata mezz'ora, l'ora si avvicina e tu sei in ritardo! Benvenuti nel magico mondo di Zio Genio! Scarpe Jet On! Scarpe Jet On! Abbiamo solo 15 minuti. Dobbiamo trovare subito Gintù. Hai affrontato con coraggio il mondo magico che io ho creato. Ma sappi che non ti darò Gintù così facilmente, hai capito? Ascolta il mio ultimo indizio. Pochi di loro vengono e pochi di loro vanno. Mentre questi vanno prendono molto. Quello che prendono non è visibile, ma senza di esso non sono nulla. Lo risolverai? Qual è il significato di questo indizio? Ci sono così tanti posti dove le persone vanno e vengono, come il mercato, i centri commerciali. Ma qualunque cosa prendano da lì è visibile a tutti. La scuola! Quel posto può essere solo una scuola. Qui gli studenti vanno e vengono, portano con sé la conoscenza. È una grande cultura. La conoscenza non è mai visibile, ma senza di essa gli studenti non sono nulla. La nostra scuola si trova più avanti. Penso che lo zio Genio abbia intrappolato Gintù nella nostra scuola. Vieni, vieni. Hai solo 5 minuti per trovare Gintù. Ma io non ti permetterò di trovarlo. Non arriverai in tempo. No, no! Oggi niente e nessuno potrà impedirmi di trovare il mio grande amico Gintù! Come ha fatto Mad Max a diventare così agile? Non dimenticare che anche lui è fatto di magia! Con il suo stesso raggio elettrico. Ma come faccio? Emil, Chulbul, andate a cercare Gintù. Vir! Dove sei, Vir? Rimane solo un minuto! Solo un minuto, Vir! Non sarai in grado di trovare Gintù! Extra power on! Extra power on! No! Ciao, ciao, Mad Max! No! No! Ah! Gintù!
Vir finalmente sei arrivato a destinazione. Ora rimangono solo 5 secondi e devi trovare Gintù tra questi studenti. Uno di questi è Gintù. Gintù! Gintù! Eccoti, amico mio! Vir, sono molto felice per te! Siete dei veri amici! Molto probabilmente le persone che hanno un genio non si comporterebbero come voi! Gintù, sei molto fortunato ad avere un amico come Vir! Adesso vado! È stato bello! Molto bello! Conoscervi tutti! Scusami, zio! Non ripeterò mai più questo errore! L'intero paese è stato infettato da una strana malattia. Nessuno è riuscito a capire di che natura sia questa epidemia. I dottori sono preoccupati. Gli scienziati sono alla ricerca della cura. Dadaji, aiutami. È da ieri sera che non dormo. Persino mia moglie non ha chiuso occhio. Zanzare e mosche sono attratte da noi e ci circondano. Il dottore non è in grado di scoprire questa malattia. Persino mio padre ha una ferita sulla mano. Si riscontrano delle anomalie e casi diversi in tutta la città. Anche in TV parlano di questa epidemia che ci ha colpiti. Cercherò di scoprire qualcosa di più su questa malattia. 100 anni fa questa malattia si diffuse nell'aria, precisamente nella zona di Madhya Sagar Kaluka. Come avrà fatto ad arrivare fin qui? Deve essere arrivata qui attraverso un uccello migratore. Quando gli uccelli migrano da una città all'altra, molti germi o batteri restano bloccati sulle loro zampe o ali, così vengono trasportati insieme a loro. Come sono riuscita a curarsi? Un medico ha trovato la cura per questa malattia. La cura si trova in questo fiore. Se mangi le foglie di questo fiore o se bevi il suo succo, allora puoi debellare gli effetti della malattia. Dobbiamo trovare questo fiore. Dadaji, questa informazione risale a 100 anni fa. Non sappiamo se questo fiore si è estinto. Lo sapremo solo quando visiteremo quel posto. Vir e tutti voi salite sull'astronave. Fate attenzione. Dadaji, porterò come supporto le mie ali? Non si sa mai. Abbiamo bisogno di Chulbul che ci aiuti in questa missione. Hai ragione, Vir. Porta con te i supporti adeguati. Qui sono così belli. Anche la vegetazione, I nativi! Forza, scappiamo! Aspetta, prima fammi parlare con loro. C'è la possibilità che dopo aver parlato si diventi amici. Siamo qui per fare amicizia. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ula ula teru ula 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 teru ula Arcuriula! Ula ula terobula! Ula ula! Mi sa che non sono dell'umore giusto per parlare. Amici, è meglio andare subito via da qui. Vir, ci devono essere tanti animali in questa giungla. Io stesso sono un animale, posso stare tra loro senza essere notato. Li spierò, scoprirò qualcosa di più sul fiore e ti informerò. Ottima idea, Chulbul! Ali suit on! Ali suit on! Salvami! Il piano per agire come un animale innocente come spia non funziona! Chulbul è in pericolo.
pericolo! Vedo anche un ragazzo insieme a lui, è stato legato con una corda. Dobbiamo salvarli entrambi. Per fortuna ho portato con me le mie ali speciali. Per favore, lascia andare il mio Adisa. Non ripeterà mai più questo errore, il mio Adisa. Ula! Ula! Porta via lei! Adisa dovrà affrontare le frecce come punizione per aver commesso una rapina! Adisa! Daddy! Ola, ola! Gnocchi, gnocchi! Inseguiteli! Grazie, Vir. Di niente, Ciulbul. Grazie per avermi salvato. Oh, che bello, parli la nostra lingua. Ottima cosa. Ula, ula, gnocchi, gnocchi! Andiamo via da qui. Laggiù, ci sono molte reti di Anansi. Delle reti di Anansi? Cosa sono? Oh, quindi quelle api si chiamano gnocchi. Non vengono qui perché hanno paura delle ragnatele degli Anansi. Anansi significa ragno. Dai, andiamo! Mi chiamo Adisa. Il mio dado non sta bene. Una malattia lo ha debilitato e stavo cercando le foglie del fiore sacro per curarlo. Non trovandole, le ho rubate al capo che mi ha catturato. Perché hai dovuto rubare il fiore? I fiori appartengono a tutti! Quel fiore è un rimedio per tutti i tipi di malattie, quindi Adusa non consente a nessuno di coltivare questo fiore nel villaggio. Solo lui possiede quel fiore e grazie ad esso spaventa tutti e ci rende schiavi, perché prima o poi tutti hanno bisogno di curarsi con quel fiore. Chi è Adusa? È il capo del villaggio, forse? No, è il capo dell'esercito. Perfino la regina ha paura di lui. Qualunque cosa lui dica, la regina ubbidisce. Allora anche noi dobbiamo prendere quel fiore senza chiederlo. Molte persone nel nostro villaggio sono infette e ne siamo qui per trovare la cura. Ho un piano. Ascoltatemi. Ok, non appena inizieranno a seguirmi, voi raccoglierete le foglie e poi volate fino al nostro rifugio. Aspettatemi lì, vi raccomando. Ulla, ulla, terubulla, ulla, ulla, terubulla! Hai provato a rubare il nostro fiore! Oggi tu, invasore, affronterai le nostre frecce! Sua maestà, il mio nome è Vir. Nella mia città si è diffusa un'epidemia. Mi servono le foglie del fiore per poter curare il mio popolo. No! Non puoi nemmeno toccare il nostro fiore sacro! Tu, invasore, sarai punito! Se vuoi affrontarmi, fallo da solo! Smetti di chiedere agli altri di attaccarmi con le frecce, dicendo ula 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 terubula! Mi stai sfidando a lottare ed io accetto la tua sfida! Ci sarà una lotta! Ula ula! Vir, ti prego, ripensaci! Non puoi vincere contro Adusa! Dadaji dice che chi rende possibile l'impossibile costui è molto coraggioso! Questa lotta è a favore per i diritti della vita di vari popoli! Se vinco sua maestà, non vieterai nessuno di curarsi con il fiore sacro! E da oggi in poi nessuno sarà più schiavo! E così sia! Rispetto il tuo coraggio! Che inizi la sfida! Adugia! 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 Huh?
Gnocchi! Aduja! No! Aduja! Aduja! Disconnetto, disconnetto, disconnetto. Pericolo per il chip robotico che si spezzi, disconnetto. Oggi è un giorno di gioia. Vir, sei molto coraggioso. Puoi prendere tutte le foglie che vuoi. Da oggi tutti gli abitanti del villaggio avranno diritto su questo fiore. Grazie a te. Molte grazie, Sua Regale Maestà. La medicina per curare la malattia è pronta. Ma è il lavoro più difficile andare in ogni casa e far bere questo liquido. Ma io non so come fare. Dadaji, ci penserò io a farlo. Ancora una volta salvato la città. Ha trovato la cura per questa epidemia. Ha curato tutti gli abitanti. Grazie, Robot Boy. Grande eroe.